Duro botta e risposta tra opposizioni e maggioranza in consiglio comunale sulla questione Nuova Via Trento. La discussione ha riguardato la delibera che consente la regolarizzazione dell'edificio della società Nuova Via Trento, rendendolo di conseguenza commerciabile, conformandosi alle prescrizioni del lodo arbitrale che ha condannato il comune di Macerata al pagamento milionario del risarcimento proprio nei confronti della Nuova Via Trento. La questione ha scatenato in particolare lo scontro tra il consigliere della Lega Andrea Marchiori e il sindaco Romano Carancini, all'annuncio dell'uscita dall'aula dello stesso consigliere Marchiori e della minoranza. Ho chiesto che questa discussione fosse rinviata in assenza del testo del lodo o di parte del testo del lodo che trattava squisitamente la questione. Considerato il modo con il quale avete trattato questa vicenda, cioè un modo oscuro, e anche oggi che siamo in sede di deliberazione e di variazione di una deliberazione del 2009, non ci dite il perché, è evidente che questo atteggiamento c'era nel Partito Democratico la volontà di tenere nascosto un qualcosa che evidentemente scotta. Marchiori vuol tenere in piedi, la Lega vuol tenere in piedi una campagna elettorale su Nuova Via Trento a danno dei cittadini maceratesi. Questo è un dato di fatto, è un dato di fatto. Non ci sono motivi per uscire, a meno che non si faccia la spalla al privato, a meno che non sia la spalla al privato. Bisogna avere coraggio, consigli. Bisogna votare sì o votare no. Per questo ti hanno chiamato i cittadini, per questo non sarai, secondo me, saresti un buon sindaco, non hai il coraggio di alzare o abbassare le mani. La delibera è stata poi approvata con i 17 voti della maggioranza e le minoranze tutte fuori dall'aula.